Riguardo all'ultima registrazione, abbiamo notato che c'è stato un inconveniente, un problema tecnico, e quindi che ha fatto sì che si interrompesse mentre stavo finendo di dire un'ultima cosa, cioè che praticamente, riassumendo in breve, stavamo parlando delle soluzioni che si ottengono dalle equazioni della teoria delle stringhe, o meglio, dei vari settori della teoria delle stringhe, soluzioni che non sono più approssimazioni, ma che quindi fanno risultare le equazioni non soltanto più come approssimazioni, ma avendo risultati ben definiti. Queste soluzioni ricoprono un intervallo che va da 1,6 a 1,675 e abbiamo detto che le più frequenti sono quelle che spaziano tra 1,618,033,98, cioè il rapporto Aurio, e 1,644,93, che sarebbe Z2. Spaziano tra questi due risultati perché non sono proprio precise. O si approssimano al rapporto Aurio o si approssimano a Z2. Stavo dicendo e stavo concludendo che questi numeri, questi valori, sono come le note messe da una corda che vibra. Una corda di violino, una chitarra, così come la corda che viene pizzicata vibra emettendo dei suoni, così le stringhe vibrano emettendo delle tonalità, delle frequenze. E a quanto pare l'ossatura di questa armonia, di questa musica, se la vogliamo chiamare così, di queste note, come la base della musica sono le sette note, do, re, mi, fa, sol, la, si, così per la teoria delle stringhe e per un'eventuale teoria di ogni cosa, sempre unificata dal punto di vista, almeno dal punto di vista matematico, le note di base, le frequenze di base sono Fi e Z2. Quindi i nostri risultati ci portano a ben sperare che questa sia la volta buona per giungere, perlomeno dal punto di vista matematico, ripeto, a una sorta di unificazione e semplificazione, perché l'interpretazione delle equazioni dei vari settori della teoria delle stringhe, le interpretazioni sono nostre interpretazioni originali, ma allo stesso tempo coerenti, matematicamente coerenti. Scusate per l'inconveniente dell'interruzione del penultimo video, questo si riallaccia quindi al video precedente, al quale quindi daremo lo stesso nome. Grazie.